amici di Paluani Life, sono Martina Dogana, faccio triathlon, ho vinto 4 volte il campionato italiano di lungo e l'Ironman d'inizio del 2008. La distanza più lunga del triathlon è l'Ironman, in cui si nuota per 3 km 800 metri, si pedala per 180 km e si corre una maratona di 42 km. Può sembrare uno sport complesso, ma in realtà è alla portata di tutti, dai bambini agli amatori ai professionisti, uomini e donne. È importante avere una buona base su tutti e tre gli sport per poter competere. Come in tutti gli sport, anche nel triathlon l'allenamento è fondamentale. Cerchiamo di curare una disciplina al giorno e quando abbiamo più tempo proviamo a combinare la corsa alla bici, in modo da abituare le gambe allo sforzo che affronteranno in gara. Durante l'allenamento cerchiamo di ricreare le situazioni di gara. Nel nuoto dobbiamo migliorare lo stile libero, in quanto è lo stile più veloce. Cerchiamo di curare la resistenza, ma anche le variazioni di ritmo. Per affrontare una gara di triathlon, come il mezzo Ironman che ho appena disputato in Thailandia, è fondamentale un allenamento costante, anche di alcuni mesi. Per chi si avvicina da principiante alle gare di lunga distanza, la preparazione può durare anche diversi anni. Durante una gara di triathlon, gli atleti indossano un costume o un body tecnico. Nella frazione di bici è obbligatorio l'uso del casco. Per velocizzare il passaggio dal nuoto al ciclismo, gli atleti più esperti lasciano le scarpe attaccate ai pedali. Per questo preferiscono acquistare delle scarpe con l'apertura verso l'esterno, in modo che lo strap non si incastri tra il pedale e il telaio della bicicletta. Nelle scarpe da corsa, invece dei lacci, mettiamo degli elastici, in modo da calzarle il più velocemente possibile. Nelle gare lunghe come l'Ironman è importante idratarsi e alimentarsi correttamente, assumendo carboidrati, sali minerali e anche proteine per aiutare i muscoli durante lo sforzo. Il mio consiglio è quello di seguire sempre un'alimentazione sana, varia ed equilibrata. Il triathlon, combinando queste tre discipline, consente di essere sempre a contatto con gli elementi della natura, l'acqua, l'aria e la terra. Scrivetemi su paluanilife.tv. Ciao!